bentornati in questo nuovo video. Oggi, come promesso, vi mostro tutte le cosine che ho ordinato su Wish nell'ultimo periodo. Ci sono un po' di cosine, tutte ovviamente molto piccole, molto economiche. Nell'ultimo video era salito un po' il dubbio per quanto riguarda il fatto dei prodotti gratuiti di Wish. Allora ve lo spiego subito. Praticamente, se andate sul sito Wish, io per esempio utilizzo l'applicazione nel telefono perché è molto più rapido, ci sono diversi oggetti dove appunto vengono segnati come gratuiti. Semplicemente il fatto è questo: siccome è venuto un po' il dubbio di questa cosa, che magari il prodotto non sia gratuito o che arrivino gratuiti soltanto a me, no, non è così. Perché il prodotto è gratuito? Perché essendo un prodotto molto molto economico, che costa davvero pochi centesimi, davvero troppo costoso far pagare sia la spedizione che il prodotto. Quindi cosa scrivono? Scrivono semplicemente che il prodotto è gratuito, mentre le spese di spedizione sono di 1 o 2 euro. Diciamo che è una sorta di trucchetto, diciamo così, per visualizzare il prodotto, non lo so, per venderlo. Comunque il prodotto è in ogni caso molto molto economico, semplicemente le spese del prodotto vanno a coprire anche le spese della spedizione o viceversa, insomma, e quindi per questo motivo viene fuori scritto che il prodotto è gratis e la spedizione in genere di 1-2 euro. Fino a un paio di anni fa in realtà la cosa era al contrario, nel senso che il prodotto costava 1 o 2 euro e poi vi scrivevano che le spedizioni erano gratuite. Semplicemente tutto qua è un piccolo trucchetto che utilizzano, perché il prezzo del prodotto è davvero molto molto basso. Tutto qui, non c'è niente di così eclatante, ecco. Chiuso il discorso degli oggettini gratis da Wish, che ripeto non ricevo soltanto io, ma sono proprio nominati così all'interno dell'applicazione, andiamo a vedere cosa ho preso nell'ultimo ordine. Ne ho già realizzato un altro e questa volta ho preso prodotti un po' più costosi. Di solito, come in questo ordine qui, ci sono prodotti molto economici da 1-2 euro. Il prossimo che farò, che sarà credo verso dicembre, ci sono prodotti per la quale ho speso un po' di più, quindi vediamo che cosa succederà. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina in modo da essere aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video, e lasciate un mi piace qui sotto al video e, se volete, anche un commentino. Premetto che io ho già aperto tutti i pacchettini, ma non ho idea di che prodotto ci sia dentro. So soltanto che me ne mancano ancora due e quelli là in caso ve li farò vedere nel prossimo ordine. Dunque, primo pacchettino, questo. Se ogni tanto guardo dietro per vedere se riesco a centrare il tutto nell'inquadratura. Dunque, questo qui cominciamo bene. Non ho la più pallida idea di che cosa sia e non ho nemmeno ricordi di averlo ordinato. Oh, ok, sembra una lente di ingrandimento. Sì, è assolutamente una lente di ingrandimento e non so se riuscite a vederla. Non l'ho di sicuro ordinata, non ho idea di come si utilizzi o che cosa serve una lente di ingrandimento di questo tipo. Vediamo se voi mi vedete meglio così. No, proprio per niente. Ok, è di plastica e tra l'altro all'interno ci sono anche delle bollicine d'aria, credo, non riesco bene a capire. Non so che cos'è, di sicuro non l'ho ordinata. Questa devo controllare nell'applicazione da dove viene fuori. Altro sacchettino. Questa è è un vasetto nero. Intanto apriamolo. Sto
cercando di capire cosa sia, non ha etichette. Ah, ok, nella confezione, nella bustina c'è scritto che è un dentifricio. Allora, se è quello che penso io, è semplicemente carbone nero, carbone attivo. Ok, c'è il tappino, quindi non rischio di sporcarmi completamente, anche se il tappo è un po' sporco. E boh, io eviterei di aprirlo perché ho paura di fare un malanno, ma sì, allora è carbone. Come non detto, è carbone e sì, ce n'è una bella quantità. Sono molto molto contenta, pensavo ce ne fosse di meno, ma ce n'è abbastanza, quindi riusciremo a fare un sacco di belle ricettine. E questo sì, nel sito lo nominavano come dentifricio, ma io l'ho preso appunto perché ho visto che era carbone puro, e quindi ho visto che era carbone, quindi l'ho subito pensato per un sacco di ricettine. E ci dovrebbero essere diversi ingredienti in questo ordine di Wish, dove appunto diversi ingredienti per realizzare le prossime ricettine, quindi secondo me vi piace. Poi questo è pesante, eccolo qua, come non detto, questa è della polvere, dell'argilla rosa, scusate, non della polvere, dell'argilla rosa. Ok, questo è il sacchettino, questa volta non è all'interno di un contenitore, è un semplice sacchettino di plastica. E ce n'è anche qui una bella quantità, quindi anche qui ricettine in arrivo. Se avete qualche ricettina che già conoscete con gli ingredienti che vi ho mostrato, che vi mostrerò insomma, da suggerirmi, lasciatemele scritte o comunque mandatemi il link, fate in modo che io lo riceva, che poi se mi piace la realizzo per il canale, insomma, così possiamo utilizzarla un po' tutti. Altro sacchettino, questo l'avevo aperto, è il primo sacchettino che mi è arrivato da Wish e mi è arrivato penso più di un mesetto fa, ma siccome non ero convinta che fossero Wish perché era arrivato molto molto velocemente da quando ho fatto l'ordine, quindi proprio non mi immaginavo che fosse Wish, l'ho aperto. E sono questi come si chiamano? Queste decorazioni in plastica, credo che siano, e le ho fotografate su Instagram e mi sono piaciute tantissimo, ma anche io quando le ho viste mi sono innamorata. Tutti i dolciumi, le ciliegie, il gelato, il macaron, un cookies, una fragola, le patatine fritte, insomma ci sono alcune cosine, anche queste l'ho pensato ovviamente per i prossimi video, anche se in realtà adesso non mi ricordo più che cosa ci dovevo fare. Poi, altro sacchettino. Un'altra scatola, un altro... Ah, questo è un sample, perché me lo mette come sample? Beh, perché è piccolissimo effettivamente. Un altro barattolino, e questa qui è una maschera viso del Mar Morto. E con l'argilla del Mar Morto. E questo è appunto profuma, però non me l'aspettavo proprio così bella. No, non voglio provarla perché se me lo permettete la proviamo in un video. Ho comprato un po' di maschere in giro, insomma, e vorrei provare, fare un video in cui provo le maschere con voi. Invece fatemi sapere se volete che provo tutte le maschere in un video, oppure se ne proviamo una alla volta e vi do una alla volta, insomma, le mie opinioni. Questo è... Ah, bellissimo! Allora, questo è lo shampoo solido tipo Lush. Io li ho visti... Oh, che profumo! Questa è la lavanda, io li ho visti, siccome da Lush costano sui 7-8 euro, sì, se non hanno aumentato, perché da tanto che non vado. Queste sono un po' più piccoline, però comunque quando ho provato quelli di Lush durano davvero una vita quelli shampoo, e quindi ho voluto provare anche questi e vedere se sono buoni uguali. Costano un po' meno, costano sui 3-4 euro queste,
Però insomma non sono eccessivamente più piccole rispetto a quelle di Lush, purtroppo non ne ho una per farvi il confronto. E questa tra l'altro c'ha anche la confezione dove tenerla all'interno, quindi è una cosa in più rispetto a Lush, perché da Lush dovete comprarla. E non vedo l'ora di provare questo shampoo. Ah, c'erano anche diversi tipi, che c'era anche verde e marrone e anche altri, un altro paio di colori, forse il giallo e il rosso, non mi ricordo, non vorrei dire cavolate. Comunque insomma ce n'erano diversi tipi tra quale scegliere, io ho scelto la lavanda. Queste sono delle bustine di collagene, sempre che avevo preso per fare un video, una ricetta di bellezza. In realtà io ero convinta di aver preso un barattolino, non ne ho uno qua vicino per mostrarvi, ma ero convinta di aver preso un barattolino, o forse l'ho preso e mi sono arrivate due bustine da, boh, non ho idea neanche di quanti grammi possano essere, perché 3 grammi ciascuna. Io ero convinta, io pensavo di aver preso il barattolino che era decisamente più grande. Non so, devo controllare anche questo. Forse mi sbaglio io o mi hanno mandato la roba sbagliata. Devo andare a controllare sul telefono. Poi questo pacchettino. Allora. Ok. Questa qui è una, aspettate che controllo, sì, ok, è una torcia, una specie di lampadina che servirebbe secondo Wish, secondo il sito insomma, a seccare lo smalto più in fretta. È una lampadina LED, quindi teoricamente dovrebbe funzionare, non l'ho mai provata, sono molto molto curiosa. E se ci vogliono le batterie, vediamo se le trovo, almeno vediamo se funziona, perché a sto punto, ok, sì, bellissima, ok, voglio proprio provarla, sono molto 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 curiosa di provare questa lucetta qua, insomma, speriamo che funzioni. Un pennello, allora, io anche qua, io, ma questo ordine è stato un po' un disastro. Allora, io ricordo bene di aver acquistato questo pennello, però in realtà, aspetta che lo faccio vedere da vicino, è molto molto carino. Però in realtà io anche qui sono convinta di aver preso tutto il set, che se non ricordo male era di 8 pennelli e nella busta ce n'è solo uno. Tra l'altro, sì, no, ne sono quasi sicura, perché mi ricordo che i pennelli, appunto, di solito quando sono singoli costano 1-2 euro, io invece devo averlo pagato sui 5-6 euro. Perché appunto ero convinta, anzi sono ancora convinta, di aver preso tutto il set. In realtà anche qua sulla busta c'è scritto che ce n'è solo uno dentro. Tra l'altro c'è il pennello, cioè non ho scelto il pennello, perché di solito quando compri un pennello ti fanno scegliere il pennello che vuoi. E anche qui, cioè, tolto il fatto che il pennello è bellissimo e le setole sono splendide, non come quello dell'ultimo video che vi ho fatto vedere su Wish, di quale sono rimasta delusissima dei pennelli, questo qui è proprio fatto molto molto bene e mi piace un sacco davvero. Però io sono sicura di aver preso tutto il set, quindi devo andare a vedere anche qua. Altra cosina. Oh, allora, se vi ricordate, nel vecchio video di Wish ho comprato una marea di ciglie finte,
perché volevo quelle a calamita e anche in quel video lì adesso che mi fate pensare, ero convinta di aver preso le ciglia a calamita, invece ho preso quelle che si dovrebbero mettere con la colla, che tra l'altro non ho mai usato perché ci ho provato ma non riesco proprio a metterle, non sono capace. Ma non riesco ad aprire questa scatolina. Ok, queste qua invece sì, questa volta ci ho azzeccato e sono appunto le ciglia finte con la calamita e spero questa volta di riuscire a metterle. In teoria con la calamita dovrebbe essere più facile. Ok, quindi stavolta ho scelto quelle giuste e appunto sono un set, non ve le neanche fate vedere. E questo è un set appunto di ciglia finte con la calamita. Molto molto carine, sono morbidissime tra l'altro. Plasticose sì, però sono morbide. E niente, invece fatemi sapere se volete che provo tutti questi oggetti in un video proprio come ho fatto l'altra volta, perché così insomma li vediamo insieme, li proviamo insieme, oppure se non volete vederli tutti ma qualcuno nello specifico, fatemi sapere sotto appunto nei commenti quale prodottino volete provare insieme. Ok, abbiamo finito, ci sono gli ultimi due. Oh, questa è un'altra polvere e questa è polvere oro. Cioè è proprio una maschera. Loro nel sito dicono di aggiungere questa con un po' d'acqua ed è già pronta. Quindi teoricamente non è oro. Polvere oro al 100%, ma è già la maschera pronta. E sì, è bellissima, ha un colore che è assolutamente splendido. Purtroppo anche qui. Ah, no, 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 no. Ok, ci sono gli ingredienti anche in inglese. Vi dico subito allora che se gli ingredienti che sono scritti qui sono veri, la maschera è ottima perché c'è amido di mais, talco in polvere, betaina, estratto d'aloe, oro, dell'amica colorata e poi del profumo. C'è scritto dopo la detersione del viso, mescolare un po' di polvere con un po' d'acqua, applicare nel viso e risciacquare dopo 15-20 minuti e rifare la maschera 2-3 volte a settimana. Sono molto molto curiosa di questa polvere qua. In realtà ero convinta che fosse solo polvere oro, ma questa volta so che il prodotto che ho ordinato è esattamente questo, quindi forse ho letto male io. E sono molto molto contenta e molto molto curiosa di provarla. Ed ecco quindi un'altra maschera da provare nel video delle maschere. E poi, ah, eccolo qua. Questo è il Grinder. Era da anni che volevo prenderlo, però non l'ho mai preso e questa volta l'ho preso appunto per mescolare le polveri, per frullare le erbe che secco, insomma voglio provarlo, non so se funziona, la mia teoria è appunto di frullare tutte, di polverizzare tutte le foglioline, i fiori, insomma per fare i prossimi video e quindi insomma mi auguro che funzioni. Questo non credo di avere le batterie di questo qua. E quindi niente, che dire di questo ordine? Sono molto molto contenta per tutti gli ingredientini che ho preso. Sono un po' perplessa per quanto devo andare a curiosare, insomma, sul telefono per vedere se ho sbagliato io o se hanno sbagliato loro per quanto riguarda due o tre prodottini, il pennello, la lente di ingrandimento, il collagene e anche la maschera con i fanghi del Mar Morto. In teoria ero convinta di averla presa più grande, ma forse lì mi sbaglio io. Insomma, c'è qualcosa che non mi torna. Non vorrei aver sbagliato io, ripeto, perché può essere. Non so se hanno sbagliato loro. Comunque, nel caso, vi terrò aggiornate nel prossimo video Wish. E niente, per questo video è tutto. Come vi dicevo prima, mancano due sacchettini, ma nel caso ve li farò vedere nel prossimo video di Wish. Fatemi sapere se volete vedere il video con tutte le maschere insieme e non ci saranno solo queste due, ma anche altre ovviamente.
dove proviamo tutte le maschere insieme o se ne volete una alla volta. Fatemi sapere se volete provare questi prodotti insieme a me in un video o tutti quanti o solo uno o due, insomma, quelli che preferite nello specifico. E niente, con questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere, lasciatemi un commentino, attivate la campanellina, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!